messo un otto in punto, arriva su vapori di bestie fezzeneddu, bestio e scoverrori. Tra la lera, 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 la, lera, 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 la, la. Abbiamo appena visto qualche divertente immagine di Ugo Tognazzi che cercava di fare il sardo sulla linea Sassari-Tempio-Palau. Benvenuti, oggi mi trovo all'ingresso delle ferrovie secondarie della Sardegna a Sassari. Il tutto è gestito dall'Arst e oggi è visitabile grazie al FAI. Entriamo. Le guide del FAI ci accompagneranno in questa visita. Questa è la palazzina direzionale delle ferrovie che a suo tempo è stata anche sede della biglietteria. La bella scala autoportante che conduce al piano superiore è opera dell'ingegner Diego Murgia, progettista dell'edificio realizzato tra il 1928 e il 1930. Nel 1885 il governo fece nuove concessioni per le strade ferrate nell'isola. La gara fu vinta dalle Società Italiane per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna. Nel 1889 venne inaugurata la tratta Sassari-Alghero. Nel 1930 venne inaugurata la linea Sassari-Sorso e nel 1931 la Sassari-Tempio, quella che nella nostra copertina abbiamo visto percorrere da Ugo Tognazzi. Sempre accompagnati dai ragazzi del Canopoleno, proseguiamo la nostra visita verso le officine dedicate alla manutenzione dei treni. In quest'area all'occorrenza possono essere ricostruite parti non più reperibili, grazie a una piccola forgia e ai macchinari che vediamo. Questa è la locomotiva a vapore che viene utilizzata per far muovere il trenino verde, ovvero un trenino turistico. Adesso vedremo il binario girevole che serviva per far ruotare i treni. Questa alle mie spalle è la carrozza Bocchiero del 1913 che è stata interamente ristrutturata dai dipendenti delle ferrovie. Grazie all'impegno del FAI abbiamo potuto conoscere un'area della città che rappresenta un'importante pagina di storia locale e sarebbe giusto conservarla.